se tu schiaffeggi una donna perché ti ha tradito, o perché in realtà in quel momento tu affermi la tua forza, che è la misura della tua debolezza. Prova, microfono, provo. Questo non è verde, niente. Allora, Ale, dove siamo? Sono emozionatissima. Allora, siamo in esterna. Questa volta faremo... Ma l'esterna nostro... sembra strano, perché l'esterna, come da Maria De Filippi, siamo in esterna. Siamo in esterna, perché oggi il nostro podcast, Pizza Bianca, un podcast croccantissimo, lo faremo proprio in esterna. E con chi? Con chi? Noi, guarda, abbiamo anche la pizza. La nostra pizza! La pizza con? Con la mortazza. Ovvio. Ed è... Vabbè, ma tu che domande gli faresti? A uno come lui, non lo diciamo chi è, ma che domande gli faresti? Quante donne ha avuto? Quante donne ha avuto? Perché per la prima volta abbiamo un ospite maschio, abbiamo sempre femmine, donne. No, oh, il primo che sta... Moccia e Goffredo. Goffredo. Vabbè, quindi che cosa gli domandiamo a questo ospite? No, non lo possiamo dire. Lo facciamo direttamente. Una domanda pazzesca. Ma... Croccantissima, ugaz. Proprio... Strong. Però è bello. Noi artiste, lui artista. Oh, noi ci proviamo. Almeno che non ci... Se ci dice le parolacce... Se ci dice cap... No, che cap... No. Capra. Avete capito di che stiamo parlando? No, non lo dire. Però io c'ho paura. Se mi dice no, ci sgrida. Sicuro ci sgrida. No, se mi dice parolacce. Io se sbaglio i verbi, ma lui c'ha una cultura incredibile. Non devo sbagliare. Verbi, ma non sbagli mai i verbi. Lo so, però magari l'emozione, sai. Non ha voce. Però da farti scherzi. No, io c'ho paura, veramente. Non lo voglio incontrare. E la domanda più. Quella lì? No, infatti no. Andiamo via. Ciao. Troppa tensione. Ragazzi, non ci dire una cosa. Sandra, c'ho la colica, dì la verità. Quindi la domanda è che in questo sacchetto che c'è? La pizza per adesso. Non lo so, che schifo. Senti, vabbè, ma saremo vestite bene per lui? Io secondo me siamo poco, c'è una gonna pazzesca. Io siamo poco eleganti, secondo me. Siamo poco eleganti, forse dobbiamo mettere l'abito da sera. Ho capito, ma siamo da Morgan, tutto il rispetto per Morgan, ma... È perché noi ci stiamo recando a un concerto di Morgan, dove lì troveremo lui. Lui. E se non ci fila? Andiamo via. Vabbè, facciamo l'intervista lo stesso in macchina, come se lui ci fosse, prendiamo i pezzi di YouTube. Lì, ah, li mettiamo, sì. Quindi sì. Non vi preoccupate. Vabbè, un bacio, ciao. Ciao. Okay. Ma chi è lui? Lo vogliamo dire adesso, lo diciamo dopo. Adesso. Ma... dai. Ed ecco a voi Vittorio Sgarbi. Emozione. Andiamo. Che faccio? Lo... Andiamo. Dai, andiamo. Ma non sta accendo il microfono, dai. Sì. Morgan. Marco. Perché non era acceso? L'avevo chiamato Marco per fare la colonna sonora del film della Samantha, che ha vinto 441 premi e 2 premi fuori concorso di Samantha. Non la conosci tu, è una ragazza che è nata col cibo, è un bravo nella prima telecamera. Vecchio mio! Vabbè, che non lo so. Vecchio mio. Abbiamo ripreso. Quindi sono un uomo senza qualità. Ma l'hai spento. Io avevo una giacca però. Sì, ce l'ha coperta. Perfetto. La vuoi? Te la vuoi mettere la giacca? Quindi stiamo registrando un podcast. Però. Allora, è un podcast che si chiama Pizza Bianca, un podcast croccantissimo. E per la prima volta ci sono due donne a condurlo. Abbiamo parlato bene. Facciamo due chiacchiere. Ho fatto un numero con quelli di Radio Ticello, ma non si cagare. E perché? Racconti. Mi hanno chiesto...
dice adesso cominciamo a parlare della sua parte, di quanto dura? Un'ora e mezza, corretto? No, un'ora e mezza. E poi no, ha detto, allora cominciamo dall'inizio, lei come si chiama, quando è nato, dice, che cazzo volete da me? Prendete Wikipedia, rompete il cazzo, dovete chiedere, dovete sapere delle cose, non potete non saperle. Però allora, si è proprio offeso dopo un quarto d'ora, dopo la finita qua. Si è alzato qua. Veramente? Cioè, la famiglia lui. Ah, è andato era proprio mortificato. Suo programma. Allora io sono rimasto lì perché mi faceva tenerezza, dico, non è che ce l'avessi con lui. Siete degli incapaci, degli idioti. E allora... Abbiamo visto che sei molto carino con tutti quanti. È sei vero. Fermato a parlare con tutti. Sei qui con noi che noi veramente siamo all'inizio della prima stagione. Per noi è un onore grandissimo, Vittorio. Grazie, veramente. Dico, Padre, la cosa che mi piace di più è non fare i complimenti. No, è vero perché... No, è verissimo. Perché visto... prima hai detto una cosa sul palcoscenico, che ti piace aiutare gli altri. E quindi per noi in questo momento... E poi mi piace essere chiamato Vittorione. Qualcuno allora, lo fa per intuizione, no? Cioè, perché Vittorione viene da quando ero bambino, forse era mia madre, è una cosa lontanissima di quando avevo 6 o 7 anni. Poi è arrivato quel disperato che io odio solo perché mi chiama Vicchio, ma ogni volta che lo vedo mi chiama Vicchio. Non gliel'ho mai detto io, perché forse mi è antipatico solo per quello, lui non lo sa che mi è antipatico perché siamo amici, però siamo amici, però ogni volta che lo vedo Vicchio. Vic, allora andiamo alla Vic. Che cazzo ne so? Sta inventando lui un diminutivo del cazzo. Cioè inventato... Invece a me piace questo diminutivo che è. Vittorione, Vittorione. Lo possiamo chiamare come quando per strada Vittorione. C'è uno che dice Vittorione. Vabbè, come Vittoriano. Dai, una cosa grande. Grande. Io vado bene come Vittorio, però se uno mi chiama Vittorione sono. Ha ragione sei, Vittoriano. Allora, tu che pizza ti senti? Questo si chiama pizza bianca. Che pizza ti senti? La domanda mi sembra particolarmente idiota. Sì, adesso va. Però dice... non si può negare che la pizza, cioè, non è propriamente... Io sono amico di Pecoraro Scagno, quindi mi è piaciuta molto l'idea di farla diventare patrimonio dell'UNESCO. Ecco, l'ho mangiata sempre. Però non è proprio... Se io dovessi dire il piatto che mi rappresenta sono gli spaghetti al pomodoro, e basilico. Quindi proprio la semplicità. Che assomigliano alla pizza margherita, quindi. Pizza, no, io però la pizza che io mangio è o la pizza napoletana classica con le acciughe, che quella per me è l'unica la pizza, Napoli, quindi, la quella classica, oppure la marinara senza mozzarella. Però non è, è una cosa talmente napoletana che per me che sono padano, benché riconosca l'importanza della pizza, non è un riferimento che abbia a che fare con la mia vita. La pizza, quindi la non, pizza è... non è. Eppure noi stasera te la volevamo offrire, penso. Abbiamo portato. Dove cazzo è? Aspetta, guarda un po' che cosa abbiamo. La pizza bianca. Di solito noi la facciamo in diretta, lo sai che noi in diretta facciamo? Prepariamo la pizza con la mortadella. Con la mortadella. E come fate? Siamo a Roma. Portiamo, prendiamo la pizza. Ci vuole anche. Guarda, il tagliere. No, non è che la facciamo, no. Facciamo l'impasto, se no ci sarebbe il tempo. Però. Che bello! Vedi? No, dovrebbe essere tostato. Lo vogliamo chiedere se la fanno un po' tostato. Ho visto il concerto di Morgan. Chiediamoglielo un po', va? Qualcuno. Vabbè, comunque per il viaggio c'è anche una cosa. C'è anche un po' di portata. Ottima idea. Vedi? E diciamo che la mortadella è un po' un classico di Roma, no? Perché la pizza con la mortadella quasi tutti la mattina alle 10:30 si fanno la pizza. Se guardi su internet ho fatto... San Petronio a Bologna, una presentazione come una santa funzione sulla mia mortadella. Mi chiesero come testimone della mortadella e fece una cosa che dava una santa messa. Però anche la mortadella non è. Non è il tuo piatto? Il mio piatto in genere è insaccati e il salame all'aglio. È un salame all'aglio, una ferrarese classica. Buonissimo. Forte, e che fanno anche, non so se all'aglio, ma certamente molto saporito, a Cremona. A Cremona, tra l'altro, si incrocia l'unica antagonista di un piatto memorabile, unico e ducale, regale, che è la salama da sugo, che è una cosa che fa solo a Ferrara, con un insaccato sospeso in una la pentola d'acqua a vapore con una miscela di vino che lo fa diventare una crema straordinaria molto dura, molto forte. E quella che chi la prova, per esempio il figlio di Mattarella, che di Ferrara porta per mangiarlo, chi la prova non lo può dimenticare,
è una cosa metafisica, divina, e si prende solo lì. Ho trovato però a Cremona e anche vicino a Piacenza, se vuole in Piacenza, a Castelvetro, il cotechino vaniglia che ha la stessa consistenza della salama da sugo, cioè come una crema, morbidissimo, che però non ha la stessa asprezza, neanche una. Metterli a confronto, come faremo, cara, abbiamo deciso di farlo il 15 dicembre con Mattarella, mette insieme due cose sublimi, due aree diverse, una delle quali più letteraria, che è la salama da sugo di Ferrara, e l'altra un po' meno conosciuta, ma di consistenza analoga. Sono delle cose sublimi cui si arriva a dei vertici. Quindi è un ottimo rapporto di cucina. No, però dico quello, parlo di quello perché è l'area padana, certo. Cioè io non posso parlare di pizza. Per me l'area è quella, certo, lì. Certo. Area Ferrara, Crema, Cremona, certo. Questo dicevo. Però a me non mi preferirei delle cibi, anche i salami. Ma la Crema è una pizza, anche da Natale, una pizza. Ti hanno mai dato una pizza? Anche con l'idea che hanno un potere fisico su di te, questa è la generazione mia. Poi non è una questione educativa o di violenza, è per dire c'è una punizione se tu fai un errore. Quindi è un po' una metafora, però pare che non sia come quando ero ragazzo si poteva andare a caccia. E tutto sommato c'era una poesia nella caccia, oggi non puoi neanche parlare. Le opere di Hemingway che parlano di caccia, e così lo schiaffo ai bambini. Fino alla mia generazione aveva una funzione educativa, oggi lo schiaffo al bambino, no, cambiano quella percezione del gesto. Se mi vede qualcuno mi tocco. Però in quella dimensione un po' patriarcale, di famiglia, che tradizionale, non era una forma di violenza, ma era un modo per dire questo non lo devi fare. Quindi lo schiaffo, che non poteva fare male veramente, era per dire beh, la prossima volta non lo farai. Quindi aveva una funzione didattica. Certo. Quindi diciamo che non dalle donne, dalla mamma. Sì, dai genitori. Le mani delle donne sugli uomini possono anche essere, anche perché si tratterebbe della parte più debole, quindi è legittimo. Ma lo schiaffo dell'uomo alla donna è una forma di debolezza, una forma d'amore, però di un amore prepotente, nel senso che se tu schiaffeggi la donna perché ti ha tradito, o perché in realtà in quel momento tu affermi la tua forza, che è la misura della tua debolezza, per cui anche lo schiaffo, mette lo schiaffo della donna all'uomo, non capita niente, nel senso che se lo fa è una reazione istintiva di pancia, di pancia. Si può accettare. Nel caso del maschio non si può accettare, però anche del maschio la partenza è una partenza di dolore, cioè tu provi dolore e vuoi dire alla donna che non doveva farlo, come con un bambino, cioè, quindi lo schiaffo, che è una forma di violenza minore, perché non fa un danno reale, non si può giustificare oggi, però il suo significato era un significato come di contrasto a un errore di un bambino o di contrasto al dolore per un tradimento, quindi si può capire, sono cose che si possono dire, però cerco di dirle per spiegare, comunque l'abbiamo più o meno spiegato, va interpretato, anche se va evitato. Allora, io avrei fatto questa domanda proprio perché io sono una fan di Carmelo Bene, ok? E me la sono proprio preparata. Secondo molti, lei e Carmelo Bene siete i grandi intellettuali italiani del mondo contemporaneo. Qual era il vostro rapporto? Cioè, essendo molto lui, complesso. Era complesso. Cioè, vi volevate bene o non vi volevate? Sì, amicissimo. Veramente? Io ho detto... Perché quando lui ha fatto il uno contro tutti, che hai fatto anche sì, fatto io. Lui, tu non ti sei presentato al suo e lui non si è presentato al tuo. Io me lo quindi odio amore. Siete bravi. Ma qui allora il tema è, per quello che riguarda la mia posizione critica, io ho detto che
il Carmelo Bene di questo tempo, con tutte le sue contraddizioni, è Morgan. Mi siete della serata giusta. Ah, vedi, come... Io ho detto Morgan e dal punto di vista caratteriale e rispetto al fatto che io ho svolto una funzione più istituzionale sul piano politico, certo, sul piano critico, non è così facile accostarmi, se non per le persone intelligenti come voi, a Bene. Però siamo stati, io gli ho fatto la fondazione, l'ho assistito negli ultimi anni, andavo a trovarlo a Otranto, lui aveva per me una simpatia assoluta che nasceva però da una forte competizione, io sono stato fidanzato e lui c'era il suo fidanzato. No. Comincia così. No, comincia, non ci credo. Sì, comincia così. Carmelo Bene. Ma ti ha preso a parolaccia o no? No, capitava, capitava questo. Io andavo ai suoi spettacoli e poi c'era una cena. Alla cena la sua fidanzata, che all'epoca si chiamava Mancinelli, la celebre Mancinelli, che era l'attrice importante, lui la teneva lontana, cioè aveva attorno tutti. Allora all'ultimo tavolo dove c'era la Mancinelli arrivavo io, cominciavo, e verso la fine della cena la portavo via e gliel'ho portata via. Davanti proprio. Quindi lui è stato cornuto da me con la Mancinelli e ne ha preso atto. Ma non alzate il telefono e state per parolacce. Poi siamo arrivati alla seconda fase, scaduta la Mancinelli, che arriva Marina De Luca, che era molto carina. Allora io arrivo a Bologna a un altro pranzo dopo lo spettacolo e gli porto via anche Marina De Luca, e due. Per cui non ha saputo. Per cui, avendo fatto, come dire, il ratto delle fidanzate, io sono entrato in un rapporto di intimità con lui. Quando poi è finito tutto, è finita la Mancinelli, è finita la Brenna De Luca, lui ha cominciato a diventare vecchio. Mia sorella, che è un personaggio importante, lo ha considerato un autore fondamentale per i classici pompiani. Gli ha raccolto l'opera Omnia. E questa opera Omnia, lei è stata quella che ha deciso che lui fosse un grande scrittore, quindi è nato un rapporto tra loro due, che è ridotato poi su di me, che andavo a trovarlo per la fondazione, e a un certo punto lui fa un'autobiografia, di cui il curatore si chiama Dotto, e lui dichiara, si può ricordare anche a memoria, che lui è contro la famiglia come me, che è contro il matrimonio, che è contro queste cose, però c'è una sola famiglia che rispetta, che è la famiglia Sgarbi. Quindi sono quattro persone, si vogliono moltissimo bene, ma sono ognuna indipendente dall'altro. È una definizione perfetta. E quello è il momento di massima fusione tra me e lui, nei suoi ultimi 3 o 4 anni di vita. Quindi quando lui era più giovane, io gli rapivo le fidanzate, perché lui era distratto, lui era solamente convinto di essere preso da se stesso o dalla prossima, che queste che stavano con lui le trascurava, e io trac! Quindi abbiamo avuto un rapporto competitivo, un rapporto di confronto, poi un rapporto di amicizia, e soprattutto, come nel caso di Battiato, ma con Carmelo Bene, con un rapporto più diretto, mediato da mia sorella. La mia sorella ha in qualche modo consacrato la dimensione letteraria di Carmelo Bene e poi quella di Battiato, perché io ho rapporti strettissimi con i due in quanto fratello di mia sorella. Con Carmelo Bene c'era anche un'affinità di carattere e temperamento, che è quella che avete visto, certo, nella sua reazione a uno contro tutti. Sì, sì, eravamo, quindi eravamo... Però di amore, dai. Sì, però alla fine era soltanto amore, e lui però ha mantenuto una dimensione più ribelle, perché io bene o male sono nelle istituzioni, quindi lui quando è stato alle istituzioni, direttore della Biennale, è entrato in un pasticcio perché sostenevano che aveva rubato dipinti di Klossowski, questo grande artista fratello di Baltus, che aveva preso la Biennale, ma non si capiva se fossero per sé, quindi è nato un grande contenzioso anche lì, per cui non è che avesse, quando aveva ruolo istituzionale, una grande, come dire, consapevolezza, mentre io invece bene o male faccio due parti in commento, e quindi sono ribelle, ma sono ribelle nelle istituzioni, certo, e quindi intanto mi faccio. E intanto gradisce la pizza, però dai, se quella bella, guarda, è buona, è buona, riscaldata, certo. Però questa di bene è interessante, mi date un po' d'acqua. No, io adoro Carmelo Bene, proprio a me piace, ma come piace tu, nel senso tu e lui, che dite la verità, la verità, no, la verità è cruda, cioè non è che uno deve prendere e dire, no, deve, no, la verità può far male, ecco qualche donna che mi ha detto, però fa male, però. Allora, un'altra cosa che incuriosisce, un'altra domanda, quindi non c'è un aneddoto di Carmelo Bene che nessuno conosce, che...
Ma adesso si vede, andavo a trovare una cosa che è successo particolare. No, quelli, gli aneddoti sono relativi ai miei ratti, cioè io andavo, ok, quello, ok. Io proprio gli aneddoti e gli buttavo la levava proprio davanti. Non ce la dopo molte ore, perché cioè, dov'è la Mancinelli, dove si chiamava? Come si chiamava di nome? No, Marina. No. Marina De Luca. Marina De Luca. Mancinelli si chiamava? Mancinelli come si chiamava? Chi lo sa? Chi lo sa? Guarda. È ancora viva, è la più della famiglia. Sì. In realtà mi usava anche per rintracciargli. Io sono qua con Sgarbi, che lo chiamava. Ma capirei se c'è stata una cosa del genere in giro? Lidia. Lidia Mancinelli. Lidia. Andava a trovare però, perché Lidia. Simpatica, chissà come è invecchiata. Quanti anni ha? 85. Vedi un po'. Quanti anni ha? Io Livia, vedi? Livia. Lei è stata la donna più a lungo fidanzata con lui, 14 anni fa. Parliamo di anni, cioè siamo tra i 70 e gli 80. 86. 86. Andate a cercarla. Andiamo a cercare. Mi parlerà in modo estasiato, no, mentre quando era vivo lo andava a fare in culo, gli rinfacciava qualunque cosa, gli sbatteva sulla faccia a Sgarbi per dire vedi tu sei uno stronzo, sono a Sgarbi, e lui evidentemente scusava il colpo, ma io forse non ero neanche uno Sgarbi famoso in quel momento, prima della televisione, adesso sicuramente avrà un ricordo esaltato, quindi sarà interessante per questo. Senti, Vittorione, qua si chiama Vittorione. Ma se tu avessi una partita veramente, sì. Qual è la prima cosa che faresti? Oppure se fosse un supereroe, no? No, quello che è il tema emergente in questo momento della mia vita è la difesa del paesaggio, quindi vorrei togliere tutte le paleoliche, tutto il fotovoltaico che ha distrutto la Puglia, la Sicilia, hanno cancellato, hanno riempito di pale, quindi farei questo, la prima cosa che farei per amore del mio paese, per il resto non posso fare tante cose, su altre cose c'è maggiore attenzione, ci sono dei denari per fare i restauri, tante cose che sembravano difficili quando ero giovane, oggi sono state fatte, vengono fatte con interventi intelligenti rispetto a singoli edifici o a singole architetture o a singole piazza, chiese, cioè, quindi c'è. Però questa del paesaggio. Per gli altri, però, no? Sì, certo. La cosa che lui dà agli altri si crea poi il piacere. Certo. Perché l'Italia è tua, però è di tutti, no? Per cui. Ma un'altra domanda, una curiosità. Un'opera d'arte, tu vedi un'opera d'arte, conosci l'autore, l'hai mai presa a parolacce? Ti hai mai detto una parolaccia a uno che ha fatto un'opera d'arte? Beh, vabbè, gli artisti contemporanei. Cioè che gli danno della capra. Sì, vabbè, fanno tenerezza. Cioè, guardo con commiserazione. Ah sì, addirittura. Ma, diciamo il 90% sono poveretti, i disperati, desiderosi di fare qualcosa per essere qualcuno e quindi vanno guardati con indulgenza. Il passato invece ti mette davanti dei personaggi sublimi che sono vivi anche se non ci sono più e ti parlano quando guardi Giorgione, quando guardi Mantegna, quando guardi Ercole De Roberti, hai delle persone più vive di te che saranno vive ma non sarai più. Le opere che abbiamo visto stanotte a Ferrara di Ercole De Roberti sono autori, un autore morto 500 anni fa, ma che tra 500 anni sarà vivo e lui non resterà assolutamente niente, quindi è un confronto impari, è una rabbia della loro resistenza alla morte rispetto a noi, quindi l'ira è la competizione perdente. Poi ho fatto questo libro che si chiama Scoperte e Rivelazioni, che indica come elemento vitale, come se fosse la conquista di una donna, la scoperta di un quadro. E quindi quando tu vedi un libro d'arte è un catalogo, e la parola catalogo è quella che usa Leporello, Don Giovanni di Mozart, dicendo le donne che ha avuto il suo padrone. Madamina, il catalogo è questo, delle belle che ha voi il padron mio,
e indica il numero, che sono 100 in Francia, 600, cioè in Spagna sono già 1300. Sono il numero di donne, ma i quadri sono come, anche loro sono come donne, sono come persone, sono come, quindi poter parlare, vedere le opere è qualcosa che poi appartiene alla tua dimensione interiore e sentimentale, no? Per cui la rabbia può venire soltanto al pensiero che quelle opere sono destinate a rimanere, tu sei destinato a scomparire. Poi invece per gli artisti contemporanei, niente, poverini, stanno lì, ma... Pierelli, Pierelli di Todi. La Pierelli di Todi. Infatti la vedo che infatti dico... Cioè si chiama come te, sì, Alessandra Pierelli. Sì, sì, che è uguale a te, nome e cognome. Omonima. No, vabbè, l'omonima veramente. Io pensavo scherzassi. Anche io pensavo. Pensavo che era una pittrice che era venuta qua. Se no. Cinque, strano di aver rinunciato al suo desiderio di diventare come Frida Kahlo e si mette a fare un podcast. Non ho visti bene i quadri. Non se non te li ricordi, sono Mi ricordo che era convinta di essere comunque un'artista significativa, quindi immagino che sia andata avanti. Poi il tempo magari avrà creato qualche delusione. Però era molto determinata, molto convinta. Ti giuro, andrà a spulciare di Alessandra Pierelli. Guardi, quando sei cambiato. Non sono la pittrice. È vero, quella luce così. Poi tu eri Mora. Io ero Mora. Ce l'era bionda. No. Com'era la pizza del Torione? La pizza era un po' gommosa, non era abbastanza croccante. Avete preso non so come cazzo l'avete preso. Dove l'hai presa? Questa è buonissima. No, la mortadella era anche buona, ma è bello quando... La mortadella è quella col cuore in mezzo. E con i oggi ne ho mandato una meravigliosa con il tartufo, fatta da quella, come si chiama? Sono stato proprio a mangiare del pane con la focaccia. Volpetti. Dicevi su dell'insegna, che parlavi dell'insegna. Ah, quella dell'insegna, sì. Che si è uscita fuori. Quella dell'insegna, che... bravissima. Ha fatto un insegno meraviglioso e ha fatto fatica a farlo per qualche testa di cazzo. Gli ha detto perché volevano delle insegne retro illuminate, delle coglionate. Come si chiama allora? Volpetti. Colpetti. Ti consiglio di andare a prendere. Allora, poi però anche lì oggi l'ho trovata buona perché sono andato al pittore Guarienti che ha 100 anni, la più figlia Delfinella aveva una festa di bambini, c'erano 50 bambini e c'erano delle pizzette, poi anche delle focacce fatte da un altro bravissimo che lei mi ha ricordato, che sta in via Tagliamento, che si chiama Panis di via Panis, quindi suggerisco di andare anche Panis via Tagliamento. Panis via Tagliamento. E poi Vespucci. Volpetti via Nomentana. E invece quell'altro via Tagliamento. Via Tagliamento. E Panis via Tagliamento. Quindi vi ho indirizzati da dove siete partiti. Sì, prendiamo la pizza. Però qui non direi che avete... È stata Livia, perché colpa mia, è colpa mia. Quando la prendo io non è così. Vabbè. Senti Vittorione, concludiamo con una domanda che noi facciamo a tutti i nostri ospiti. Io mi vergogno, no, di divertente, la dico, è divertente dall'altro invece, lato. È divertente. Ma una domanda. È divertente. Io non la il posto più assurdo. Me ne posso andare? No, non no, te ne vai. Posto più assurdo? Il posto più assurdo. Dove ti è capitato? Cioè così Angelica fa sta domanda, ti giuro. Vabbè. No, il posto più assurdo dove ti è scappato di andare in bagno. Vabbè, non ha detto la cacca, tu non hai la cacca, scappato in bagno. Va bene, il posto più assurdo dove hai fatto la cacca. Anche questa mattina. Ma no, assurdo. Assurdo, cioè, sì, in Eritrea. In Eritrea stavo andando a vedere un sito archeologico, un viaggio piuttosto avventuroso. Lungo il percorso non c'erano grill, non c'era niente. Allora ho detto di fermarsi alla macchina e ho cagato all'aria aperta. Era proprio sul ciglio della montagna. No, non c'è più. Sì, perché era un istinto. Ma era alcolica, proprio alcolica. Ma pertanto, ma io penso non la... sono un grande cacatore. È la cosa in cui sono più grande. Lo faccio anche stanotte. Anche ieri sera. Vabbè, quello vuol dire che la salute tutto è buona. Va bene,
E poi dove è successo? Le ritre quello che più strano. Beh, perché mi ricordo che è stato dovuto fermare e io non c'era nessun posto comodo. Mi stavi sudando. Quindi piegavo la testa. Niente, anche lì appunto c'era il problema che con il giornale non so. Ma... Vabbè, dai. Meraviglia. Voi che sapete che dove io ho pegato. Ma no, perché questa è una domanda che facciamo tutti perché ci piace farci raccontare l'avvenimento strano, particolare. Cioè, abbiamo avuto dei racconti. No, vabbè, tu non sai Geggia che ha combinato. Geggia, la Fioretta Mari, non sai che cosa fanno. Allora volevamo quella di Vittorione. Comunque di Eritrea. Di Eritrea? Scomodo, ma indimenticabile. Lasciamo riposare. Ti lasciamo riposare. Adesso parto. Dove vai? A Torino. Noi parliamo insieme, vai. Allora, grazie, grazie, grazie di averci fatto questa intervista, ti possiamo salutare un bacio. Grazie mille. Ciao. E ci facciamo un selfie. Aspetta. Un selfie? Sì. Selfie chi è? Eccolo. Tu vieni con me? Io? Ah no, ma giusto, che devo adattare. Devo fare il pezzo su Minervi anche. E ridi? Dai, che ridi? Problemi di dentiera? Ok, vai. Senti, io lo voglio pure con la tua compagna. Assolutamente. Perché è una persona fantastica. Veramente carina. Beh, credo che abbia pensato di voi che siete due. No, non è vero. No, lui ci ha aiutato. È stata carina, ci ha detto aspettate. Era così per condiscendenza, per affetto, per compassione. Perché le vedi queste due disperate. Con la loro pizza. Non è vero. Ecco. Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta? Sì, ce l'abbiamo Mamma fatta. Che sudata, che paura. È ce stato veramente fatta. carino. Molto. Evviva Sgarbi. Vittorione nazionale. Vittorione, perché il nome Vittorione gli piace tantissimo. Sì. Gli è piaciuto. Pierelli. Brava Livia. Brava. Tutto pizza merito bianca. Di Livia. Pizza bianca. Podcast. Ciao! Senti, ma volevo fare due, ma con l'anello. Ma con questi anelli. Ma di chi è? Di chi è? Guarda. Capricci Store, il nostro sponsor, sempre presente, anche se non c'è qui fisicamente. Che ci hai abbandonato, ma noi legati. Style. Ciao.